Ragazzi, disattivate l'adblock e riavviate il video per far partire le pubblicità. Grazie mille. Ben ritrovati sul canale Avanzi di Marmaglia. Io sono Ben e come avrete capito, oggi siamo su Minecraft VR. No, no. Questo è Cube VR, scritto CY. Ube. Però vi assicuro che si pronuncia Cube VR, anche perché c'è una voce nel menu principale che dice Welcome to Cube VR. E quindi se lo dice la voce fuori campo del gioco. Non ho mai giocato Minecraft, quindi non so di che genere di gioco si tratta. Questo è il primo avvio che faccio. Raga, gli effetti sono spettacolari. Tutto è molto cubiforme. Questo tipo di grafica si chiama Vexel. E anche se sembra un po', come dire, retro, in realtà è molto all'avanguardia. Consente di creare mondi distruttibili al 100%. Ma è in italiano anche, fantastico. Ne abbiamo già parlato. Già solo per questo gioco merita di essere comprato. Oh! Ah, ok, qui ci sono gli obiettivi. Raccogli il legno. Non vedi l'ora di iniziare a raccogliere risorse? Allora è il momento di mettere all'opera il tuo fidato bastone e iniziare a distruggere un albero. Inventario alla Alyx, cioè tieni premuto il tasto dell'inventario e scegli l'oggetto che vuoi. E stam, stam, stam! Maledetto! Maledetto! Ah, ok. Giusto perché posso picchiare qualsiasi elemento. Objective completed. Ok, adesso è da capire come lo metto nell'inventario. Intanto così lo attiro e lo prendo. Messo? Sì, messo. È un po' accecante a dire la verità. La luce della torcia è molto coprente il fuoco, eh. Oh! Ma cosa sono queste, quelle cose che brillano laggiù? Raga, ma è uno spettacolo! C'è il danno da caduta, c'è il danno da caduta, vediamo. Oh! Sì, c'è il danno da caduta! No! Ma che cazzo è successo? Ah, ho trovato una ricetta. Cos'è un remo? Posso raccogliere i fiori, ma. Ragazzi, ma è pazzesco. Cioè, quindi ogni elemento può essere raccolto? Sì! No, non ci credo. Nell'entusiasmo stavo dimenticando a dirvi che questa che state guardando è la versione Steam VR, che esiste dal 2018. Perché il gioco sta tornando in voga e lo stiamo rivedendo dopo il 2018? Perché adesso è uscita la versione PSVR 2, che dovrebbe contenere tutti gli aggiornamenti presenti nella versione PC. Ma sbaglio o il fuoco gli esce dal sedere? Oh. Yuhuu! Perché? E questa cosa la voglio capire, per quale motivo? Merga. Veramente? E posso scendere? Chissà cosa cazzo c'è lì sotto. In questo gioco c'è da perdersi, eh. Che blocchi sono quelli lì? Da quel poco che ho visto su Minecraft, so che ci sono dei blocchi speciali da raccogliere per costruire cose particolari. Ehi tu! Questa cosa io non la capisco. Perché funziona così? C'è un mondo gigante tutto da esplorare che fra l'altro posso anche ampliare costruendo a piacere mio. Ma che significa secchio per aspirapolvere? Cioè, tipo faccio così, Objective completed. ci butto la roba dentro e la risucchia in automatico. Ah, quindi questo è per raccogliere roba rapidamente. Prima pietra, ora metti alla prova la tua forza. Trova un blocco di pietra e inizia a colpirlo col bastone. Ma se ammazzo uno di quei cosi a bastonate? Vediamo. Ehi! No? Ah, raga, i modelli non sono fatti neanche male, eh. Vediamo. Si è girato a guardarmi. Se ci sono giocatori di Minecraft qui e volete vedere dei contenuti su questo gioco, fatemelo sapere perché non vi nascondo che
mi sta piacendo, quindi mi piacerebbe giocarlo, magari portarlo anche in live, fare qualcosa interattiva, poi mi dite quello che volete vedere, mi guidate un po' voi, perché io Minecraft non ci ho giocato mai. Però il gioco mi piace, a me piacciono i giochi in cui si fa crafting. Il gioco merita sia graficamente che a livello di gameplay. Credo sia davvero, davvero una gran bella cosa che abbiano fatto un gioco così complesso, così simile a Minecraft, in VR e soprattutto una versione PC VR e PS VR 2. Quindi graficamente non siamo ai livelli dello standalone. Fantastico, c'è anche il ciclo giorno-notte. Coriglio! Se gli do fuoco, vediamo, gli do fuoco. Non gli posso dare fuoco, però posso farlo. Ma scusate, perché il coniglio muore così e il dino invece schizza su scorreggiando fiamme? È un misto tra bellezza e inquietudine il cielo così. Beh, secondo me l'effetto della torcia è un po' troppo coprente. Raga, però che spettacolo. Cioè, guardate, colline, montagne, con degli alberi. Ed è tutto distruttibile. Cioè, io qui, se adesso avessi l'attrezzo giusto per rompere questi blocchi uno dopo l'altro, lo potrei fare. Scendiamo in questa caverna qui. Proviamo a cercare i blocchi di pietra. Non si vede un accidente. Uff! Cioè, ma guardate che illuminazione, raga! Ma questa non è pietra, vero? Objective complete. E vaffanculo, questa era la pietra! Ma la pietra è marrone, no? È grigia la pietra. Il bastone è davvero molto lento con la pietra. È arrivato il momento di migliorare l'estrazione della pietra. Realizza un piccone. Non c'è l'arrampicata. Come cazzo faccio adesso a risalire? Distruggo un po' e mi creo lo spazio per risalire. Beh, l'arrampicata è la prossima meccanica che inseriranno nel gioco. Ci saranno degli aggiornamenti e gli sviluppatori hanno promesso di inserire anche l'arrampicata tra le meccaniche. Eccoci nuovamente alla luce del sole e devo costruire 3 legno, 3 pietra da mettere dentro il secchio. Come si fa? Si prendono gli oggetti, si posizionano per terra. Ah, si mettono assieme. E si mette tutto dentro il secchio. Perfetto, allora. Quindi si deve fare la forma. Si mette tutto insieme. Si mette tutto qui. Piccone di pietra. Yeah! Ora che hai acquisito un piccone di pietra, è il momento di metterlo in pratica. Usalo per estrarre altre 6 oggetti di pietra e raccoglili col tuo secchio. Prossimo obiettivo. Realizza un'ascia di pietra. 4 di legno e 2 di pietra posizionati a 1. Per il potere di Grayskull. Yeah. Oh, è rimasta l'ascia incastrata. Ma... Objective complete. Cade oppure no? Ah, ok. Oh! Già posso raccogliere? No, perché devo farli a pezzi forse. Sì! Objective complete. Ah, adesso sì che si comincia a fare sul serio. Facciamo questo coso a tocchettini, così come se fosse un salamino. Ma la precisione del taglio, beh, vediamo, Dai, pazzesco. Adesso sì che mi sento un vero taglialegna. Realizza altre torce. Eh sì, bello. Questo mi serve, infatti. A realizzare altre torce. Sto esplorando a casaccio. Non so dove diavolo sto andando. Nelle profondità della terra? Sì, lascio più o meno così, in modo tale che ho un'idea della strada che ho percorso. Quanto c***o è enorme questo posto? Raga, veramente, sono estasiato, non sto scherzando, è bellissimo qui sotto. Poi è un'esperienza molto rilassante, anche con questa musica che accompagna, è fatto molto bene. E ho realizzato 4 torce, quindi ogni volta che ne costruisco, 1, 2 e carbone. 1 e 2. È un pezzo di carbone. Vediamo, secchio, via.
Sì, 4 e 4, 8. Via. 1, 2. Objective. Ok, perfetto. Una è volata via. Rame è una risorsa preziosa. Tieni gli occhi aperti mentre esplori il mondo. Cerca di minerali di rame di colore arancione. Dovrebbe essere questo. Rame, 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 rame. Rame, 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 rame. Objective completed. Rame. Ok, vediamo cosa farci con questo rame. Due picconi di rame. Bene. Objective completed. Esplora il mondo. Andare alla caccia ad altre 7 carte di ricette. Direi che è arrivato il momento di trovare un modo per risalire su, ma ovviamente ci vorrà un sacco di tempo e quindi credo di avervi già mostrato abbastanza su Cube VR. Vi ricordo che è disponibile già su Steam VR dal 2018 ed è ancora in Early Access, ha ricevuto 52 aggiornamenti nel corso di questi anni e adesso è arrivata anche la versione PSVR 2 con tutti gli aggiornamenti che sono già presenti nella versione PC e in più texture 8K, supporto per grilletti adattivi e eye tracking e feedback aptici sui controller di PSVR 2. Lo reputo un gioco veramente molto molto interessante. Non mi sono mai rilassato e divertito così tanto in un gioco del genere che finora avevo ingiustamente sottovalutato. Questo non significa ovviamente che adesso comincerò a giocare a Minecraft, però devo dire che VR è un gioco che rende veramente veramente tanto. E poi devo dire che la grafica Vexel di questo titolo sembra anche essere nettamente superiore rispetto a quella di Minecraft, perché Minecraft siamo ancora a una grafica molto pixellosa, qui invece vedo che le texture sono molto più definite, pur gli elementi essendo sempre cubici. Però ripeto, l'elemento cubico non determina la qualità, ma la distruttibilità e l'interazione con l'ambiente. Ogni cubo è distruttibile. Se per esempio io qui avessi un candelotto di dinamite e provassi a metterlo qui dentro e farlo esplodere, sicuramente verrei a trovare una voragine enorme. Da provare! Bene ragazzi, se volete vedere un altro video, la prossima volta cercherò di costruire qualcosa di esplosivo da mettere in un buco e provare la distruttibilità ambientale di questo titolo. Cercherò di mostrarvelo. Avanzi di VR, per adesso è tutto. Like e iscrizione, continuate a seguire cliccando sulla campanella e attivando tutte le notifiche. Se volete supportare il canale potete farlo tramite il tasto super grazie sotto al video. Occhio ai link in descrizione e ai commenti che vi servono per comprare il Quest 3 o altri visori VR su Amazon. Link per gli accessori di Kiwi Design Cyber VR, VR Cover, lenti graduate, VR Rock e Aubica. Utilizzando i miei link e i miei coupon potete anche ricevere uno sconto. E in più gruppo Telegram con tutti i miei giochi meta al 25% di sconto. E niente, va bene tutto. Ci vediamo alla prossima. Un saluto Marmaglia.